Ben ritrovati, partiamo dall'inizio. Cos'è Midjourney e che cosa faremo in questo video? Midjourney, mi sento tipo very British a dirlo, è un'intelligenza artificiale. Crea delle immagini, dei disegni, sulla base di una descrizione o una frase un input che... testuale. Sì, ma proprio... La cosa bella è che non è che prende delle, fa delle accozzaglie senza Non fa un senso. collage. Sì, non fa un collage che tu dici, ma che schifezza è. Crea proprio un'immagine, quasi si potrebbe dire artistica. Unica. Non Non esiste. esiste quell'immagine. E noi oggi proveremo a fare una cosa che ho detto, perché non... Facciamola. Un Proveremo esperimento. a utilizzare come input testuale parti di testi o comunque piccoli pezzettini di testi delle canzoni che generalmente sono delle cose molto, no? Magari apparentemente astratte, che Sì. il cui Simboliche. senso non si capisce subito perché letteralmente magari non vuol dire nulla. Siccome non potrò per motivi di copyright farvi ascoltare il pezzettino di musica di canzone che andremo ad utilizzare, perché YouTube mi devasta il video, cioè proprio... Io intonerò con la chitarra acustica e canticchiando il pezzo di brano che stiamo andando a scrivere. E attenzione, importante, lo faccio male, ma non perché sono un cantante pessimo, perché così YouTube non capisce il brano. Non c'entra niente la mia abilità nel fare, diciamo, cantare e suonare, non c'entra assolutamente niente, è solo per una questione di YouTube. Partirei con uno semplice, e quindi con la canzone di Ronnie James Dio, Rainbow in the Dark. Like a rainbow in the dark, a rainbow in the dark. Bello però. Sì, perché poi ha aggiunto anche Ah, degli degli alberi. Sì. alberi. Ah, ok. Ha cercato Vedi? di contestualizzarlo in maniera, diciamo, reale. Cioè, come sarebbe Un un arcobaleno. arcobaleno in un momento di buio. Mi Copro. aspettavo soltanto una cosa tipo tutto nero con un arcobaleno. Invece è figo che ci abbia messo tutta questo contesto. Però era facile, questa era una prova facile. Proviamo con Master of Puppets. La parte che mi avete suggerito è nella parte che fa Master of Puppets, I'm pulling your string, twisting your mind and smashing your dreams. I'm pulling your strings, cioè sto tirando i tuoi fili. Twisting your mind sarebbe tipo farti impazzire. And smashing your dreams, cioè tipo distruggere i tuoi sogni. Master of Puppets, I'm pulling your string. Dei fre... Yeah. Twisting your mind, smashing your dreams. È terribile questa cosa che devo cantare. Due sono simili. Inquietanti. Guarda, tipo c'è un uomo che tiene i fili, poi di un altro che poi ha il naso che finisce un po' il filo. E poi c'è questo che sembra il tizio di One Piece. Questa mi piace. Questa con queste figure piccoline che tipo tengono i fili di quella più grande. Facciamo Wish You Were Here. Tutti mi hanno suggerito di fare Pink Floyd perché ci sono un sacco di immagini, vabbè, mentali nei loro Sì. testi, un sacco di cose astratte e strane. La parte in cui dice: We are just two lost souls swimming in a fishbowl. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Here after here. E tra l'altro sarebbe praticamente: siamo solo due anime che nuotano in una. Fishbowl La sarebbe boccia dei pesci. nella boccia del pesce. Bella, mi piace questa. Anche i colori sono belli. Questa, l'ultima a destra, Sì. che si vede che sono proprio dentro, cioè che Sì, sono due perché dentro. guardano in alto e vedono il Tipo il so, foro sì, della boccia. guardano da fuori. Questa è un'immagine molto astratta quando lui la dice, la canta. Quindi pensarla in immagine, no? Cioè rappresentata, raffigurata. È bello. Reale quasi, Sì, è bello. appunto. Solo che l'artista è un computer. Black Hole Sun dei Soundgarden. Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Black hole Black Hole in dovrebbe teoria è il buco essere buco nero. nero, quindi buco, sole buco nero. E won't you come, cioè vieni e lava via la pioggia. Ti Chissà che cosa interpreta giuro, sono il curiosissimo. cervellone. Ah,
Wow. È bellissimo, secondo me. Quello in basso a sinistra, secondo me, è bellissimo. Qua c'è veramente della pittura. Sì. Cioè, un computer ha trasformato comunque una canzone in questo. In un'immagine. Sì. A me piace quella in basso a destra, che c'è questo buco nero col sole, ma è come se viene da una cosa più oscura ed entra in un mondo più un po' chiaro. Più come se facesse questo lavaggio della pioggia, no? Cioè, lui arriva e wash away the rain, cioè, tipo, lava via la pioggia. Mm-hmm. L'Apocalisse me lo immagino più o meno così. Praticamente, se non cominciamo a buttare la plastica nei posti giusti, finisce così fra una settimana. Sì. Questa canzone me l'hanno scritta in parecchi, ed è degli Slipknot. Ma è una delle poche, non so quante ne abbiano fatte, io conosco solo questa, ballate. Cioè, Slipknot sono 27, c'è pure quello al campanello, quello che sbatte la porta, sul palco hanno tutta questa situazione. Un'orchestra. Immaginati su una ballad uno che sbatte la... che proprio suona. Però Snuff... è un brano proprio ballata, classico. So if you love me, let me go and run away before I know. Se mi ami, quindi se mi ami, lasciami andare e scappa via prima che io lo sappia. Lasciami andare, fuggi, ma tipo non me lo dire che sei fuggita. Ovvio. Forse invece è la storia di un killer che dice esatto. Che se un attimo ripresi dice vattene perché se no... da film quasi. Soprattutto la prima a sinistra dove sembra una stazione, tipo con lei che è andata via con la dalla stazione, comunque c'entra la stazione. La vedo tipo quando sì, ci fosse sì, un sì, treno. Sì, sì. In basso a destra è la scena di Hit, quella dove loro vedono il palloncino. E poi muoiono. E anche l'ultima a sinistra, cioè in basso a sinistra c'è lei tipo che se ne va su una strada. Sì, sì, sì. L'ha capita meglio. Questa sì, l'ha anche interpretata in qualche modo. Sì, sì, sì. La canzone è The Pot di Tool. Loro hanno tutto un modo di scrivere musica, di scrivere i testi, che è folle completamente, totalmente. Nella loro mente hanno dato un significato al brano, ma poi non te lo spiegano, quindi non si capisce. L'intro, la frase iniziale. How are you to wave your finger? Che vuol dire? Che sarebbe chi... Chi sei tu per wave your finger dovrebbe essere tipo agitare il dito. E poi dice you must have been out of your head, vuol dire letteralmente devi essere fuori di testa. Che insomma non ha molto senso tutta questa cosa. Queste sono immagini perfette per i video dei Tool. Il programma è andato a guardarsi i può video essere, dei Tool. Può essere, magari ha riconosciuto il testo della canzone. E quella in alto a sinistra è pazzesca secondo me. Potrebbe questa... serenamente essere una copertina di qualcosa dei Tool. Cioè questo che ha le dita che agita fuori dalla faccia. E certo che l'ho interpretata così. Questa qua con la suoraccia indemoniata qua la sotto. La suoraccia non è una sua. Tanto se la guardi è un attimo una suoraccia. È stato un esperimento interessante. Quantomeno interessante. In alcuni casi anche scioccante. Vi consigliamo di andare a fare un giro su questo Midjourney. Ma così anche per divertimento. Io ci ho perso una buona mezz'ora a scrivere cose completamente senza senso. Tipo il vulcano è eruttato. Il vulcano. Fateci sapere qua sotto nei commenti se pensate anche voi che l'umanità è destinata a terminare soccombere. Nel brevissimo termine. E non appena questo computer un attimino si sveglia e capisce che è un computer, è finita. Lasciate un like, iscrivetevi al canale così che noi possiamo comprarci un altro microfono e non dover stare così come tipo... Sa, parla così al microfono. Si capisce quello che sto dicendo? Iscrivetevi al canale, lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.